E vi presento subito i nostri ospiti. In studio c'è Vittorio Graziano. Buongiorno. Benvenuto, dottor Graziano. È Buongiorno. collegata in videocollegamento Gelsomina Dell'Aglio. Ambedue sono dottori in logopedia presso, eccola qui, Gelsomina Dell'Aglio, presso il centro IRFRI del Gruppo Forte a Pellezzaro, perché oggi è il giorno della medicina fisiatrica e riabilitativa, in questo caso la riabilitativa dei più piccoli, con al centro i vizi, i cosiddetti vizi orali, cioè quelle piccole rituali e abitudini naturali, come il ciuccio, il biberon, la suzione del pollice o della lingua o di altri oggetti, che da piccoli ci attraggono molto e ci fanno piacere, ma che se si protraggono nel tempo possono comportare effetti negativi fino a diventare disagi estetici, strutturali, brutte abitudini che ci si porta poi dietro anche da adulti. Allora, dottor Graziano, spieghiamo meglio che cosa sono questi vizi orali e se, insomma, è giusto chiamarli così, perché poi per svariati motivi siamo noi genitori che li viziamo, quindi il bambino nasce, non nasce certamente col vizio del ciuccio, glielo insegniamo noi. Ecco, No. quali sono questi vizi orali più comuni sui quali voi intervenite? Allora, innanzitutto per vizi orali intendiamo delle alterazioni comportamentali a carico della sfera stomatognatica, quindi del cavo orale, che possono quindi creare alterazioni sia morfologiche che funzionali. E sicuramente tra i più importanti e quelli che ci troviamo a trattare di più sono il vizio di suzione, ovviamente quella non Sì. nutritiva, il ciuccio, il pollice ad esempio. Abbiamo anche il semplice leccarsi ripetutamente le labbra, mordicchiarsi la lingua, le guance e anche quelle che sono delle parafunzioni autolesive come il bruxismo oppure l'onicofagia, quindi il mangiarsi le unghie, la lapisfagia, l'interporre la matita, la penna fra i denti. E sono diciamo tutti sintomi, in realtà potrebbero essere sintomi, se protratti nel tempo, appunto anche di patologie sottostanti più o meno importanti, che si accompagnano ovviamente anche a sintomi fobici, di ansia, tic. E sicuramente quello più frequente è il vizio, diciamo, del ciuccio oppure anche del pollice, che in realtà, soprattutto quello del ciuccio, rappresenta un'esigenza primaria del bambino. È una tappa naturale dello sviluppo psicofisico del piccolo e infatti dà benessere, dà tranquillità. Si è visto ultimamente che lenisce il dolore dell'eruzione dei denti. Se usato in una certa maniera, il ciuccio può addirittura prevenire la sindrome della morte in culla, quindi ha tutti i lati positivi. Però ovviamente se protratto nel tempo, quindi oltre i tempi fisiologici, può portare problemi. Ci vuole assolutamente un approfondimento neuropsichiatrico, perché alla base potrebbe esservi un problema, un bisogno affettivo non soddisfatto e così via, ma soprattutto un approfondimento dentistico, otorinolaringoiatrico, foniatrico, in quanto appunto può portare problemi al cavo orale, al distretto orofacciale. Ecco, e dicevamo delle conseguenze di un vizio orale protratto nel tempo. Dottoressa Dell'Aglio, a quali effetti ci riferiamo? Cosa può accadere, insomma? Quali sono le conseguenze di cui si parla? Allora, le ripercussioni sono certamente negative di un vizio orale che viene prolungato nel tempo. Le ripercussioni negative si avranno a carico delle strutture orofaciali, quindi bocca, denti, e a carico delle funzioni orali, che sono respirazione, alimentazione, che comprende a sua volta suzione, masticazione, deglutizione, e la respirazione. Le porto un esempio. La suzione del dito, in particolare del pollice, il più comune, del succhiotto o del biberon, comportano nel tempo il formarsi di un'apertura anteriore tra le arcate dentarie, che viene definita morso aperto anteriore. A sua volta, questo morso aperto anteriore costringe la lingua ad interporsi tra le arcate dentarie, perché è proprio la chiusura dei denti che permette alla lingua di mantenere la sua corretta postura, che è posteriore ai denti. L'interposizione linguale a sua volta, sempre per i denti, comporta in genere una difficoltà di articolazione proprio verbale a carico dei suoni S, S e R.
quella che comunemente conosciamo come l'istigmatismo, cioè la lingua proprio interposta tra i denti. E queste conseguenze ovviamente andranno poi a creare una serie di squilibri muscolari orofaciali. Ed è qui che nasce quindi la necessità non solo ovviamente di eliminare il viscerale, ma anche poi un'eventuale presa in carico logopedica per affrontare la serie di difficoltà che poi sono nate dal viscerale. Ecco, quindi come diceva giustamente dottoressa Dell'Aglio, quindi diciamo, i primi effetti sono diciamo, quelli più comuni, sono il prognatismo, è vero, i denti sporgenti, tipo coniglio, insomma, e il bruxismo, forse quello, sono gli effetti anche più gravi, perché poi si assume proprio, è vero, una conformazione anatomica Particolare, eccentrica, è vero, particolare. sì, è peculiare, sì, Sì. assolutamente. Ecco, e dunque in questo caso quindi il genitore deve stare attento, seguire il piccolo e già da piccolo, come dire, far intervenire lo specialista. Poi si andrà anche dal dentista, come ha detto lei, no? Dal dentista perché il dentista metterà la macchinetta, non so, questo dopo i 10 anni, insomma. Quindi, ecco, qual è il ruolo del logopedista in questi casi? Con quali tipi di intervento il logopedista è chiamato ad intervenire? Allora, il logopedista innanzitutto per qualsiasi intervento logopedico che abbia a che fare con il distretto orofaciale, cioè, è preceduto sicuramente da una raccolta anamnestica che vada a capire se effettivamente esistono o Sì, sono esistiti dei viziorali. Perché se ad esempio, come ha detto la collega, un bambino non riesce a pronunciare la S, la Z, la R in maniera corretta, allora bisognerà andare a sondare quelle che sono innanzitutto le cause e semmai andarle a rimuovere. Il logopedista quindi a questo punto andrà innanzitutto a disincentivare l'uso del ciuccio, la suzione del pollice e così via. Perché? Innanzitutto dovrà far capire agli adulti, quindi ai genitori, quali sono le conseguenze, ovviamente anche in maniera un po' più semplificata al bimbo. Esiste quella che è una valenza indotta positiva, praticamente è quell'ascendenza che una persona ha su un'altra, soprattutto se si tratta poi di uno specialista, ed infatti molto spesso basta soltanto diciamo un colloquio con il bimbo per farlo smettere appunto, diciamo per farlo abbandonare, per fargli abbandonare appunto il viziorale. A questo punto ovviamente poi il logopedista interverrà con un percorso riabilitativo che diciamo è mirato a quelle che sono delle attività sensoriali, delle attività motorie che vanno poi a riequilibrare le forze muscolari che sono state Sì. sbilanciate appunto dal Cioè, fate viziorale. fare degli esercizi anche veri e propri, Sì, degli esercizi esercizi fisici, muscolari, fisici, contro muscolari, resistenza, sì. le raccomandazioni appunto sono quelle di intraprendere ad esempio una terapia miofunzionale, cioè una terapia funzionale che va a sfruttare le forze muscolari per andare a educare e rieducare le funzioni orali che potrebbero essere state coinvolte nel viziorale, quindi alimentazione, deglutizione, respirazione, articolazione verbale fonatoria, ma anche il gusto, l'olfatto, la mimica. Quindi fate anche, non so, assaggiare, Sì, non so, la caramella oppure un il dolce, il dolce, salato. qualcosa che costringa il piccolo a fare un gesto, come dire, fisico, muscolare, che magari non fa di solito. Assolutamente Sì. sì. E con quali, diciamo, secondo la sua esperienza professionale, con quali percentuali di successo voi poi, qual è il successo che avete, insomma, alla fine? Diciamo uguale a 100. Diciamo sicuramente il successo è alto soprattutto se i genitori capiscono appunto la situazione e aiutano sia il terapista che il bambino nel eseguire ad esempio questi esercizi anche a casa. Soprattutto è importante, diciamo, il successo, che ripeto è molto alto, ma comunque il successo è secondario anche a una buona comunicazione nell'equipe, quindi è logopedista, dentista, otorinolaringoiatra, foniatra. È molto importante che queste figure vengano, diciamo, a contatto tra di loro. Ecco, quindi c'è la, come
come dire, possiamo dire che è un intervento multidisciplinare, sì, in cui c'è anche il neuropsichiatra infantile, immagino. Sì, 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 assolutamente. Perché spesso, ecco, lei mi diceva prima di andare in onda che c'è, può esserci anche una percentuale di causa di fattore genetico oppure fattore neuronale, neurologico. Diciamo che c'è una patologia, come dire, un disordine alla base che in qualche modo poi potrebbe andare diciamo a far utilizzare in maniera più frequente il ciuccio, il pollice. Sì. Sono, ecco, anche soprattutto, come dicevo prima, bisogni affettivi che vengono così, molto spesso, sì. Molto spesso infatti i genitori, semmai perché non hanno tempo, danno il ciuccio al bambino e sì, lo lasciano lì, ecco. Quindi sì, è importante anche saper entrare in contatto col bambino, fermo restando che ovviamente tutte queste diciamo abitudini e comportamenti, come ho già detto prima, sono delle esigenze del bambino, sono, ecco, delle tappe del suo sviluppo, quindi sì, sono importantissime. Ecco, dottoressa Dell'Aglio, togliamo il ciuccio, tra virgolette, è un motto simpatico, però è un po' difficile e complesso da attuare, è un momento cruciale che va affrontato con molto equilibrio, soprattutto dai genitori, come suggeriva anche il dottor Graziano, per avere una reazione positiva dal bambino. Quali consigli dare ai genitori, dottoressa Dell'Aglio? Ovviamente i genitori sono sempre parte attiva di un percorso. Prima di arrivare proprio a un vero percorso, perché non prevenire? Aiutiamoci togliendo il ciuccio al bambino il prima possibile, addirittura nelle prime fasi dello svezzamento. Non cercare di arrivare ai 24 mesi, ai 24 mesi diciamo, possiamo definirla come l'età di inizio massimo, e interromperlo definitivamente entro 36 mesi, proprio per evitare di esistere una serie di ripercussioni appunto negative sulle strutture che sono in crescita nel bambino. E ovviamente il percorso di abbandono del ciuccio non deve essere un percorso traumatico, non devo io imporre al bambino da un forma all'altro di abbandonare qualcosa che l'ho accompagnato. Allora potrò accompagnarlo tramite delle storie figurate, tramite dei video, o semplicemente promettendogli come premio un regalo da lui tanto desiderato. Sì. È importante anche la scelta di pettarelle, questo proprio in età neonatale, evitare delle pettarelle che non sono fisiologiche, non sono attali, cioè che non somigliano affatto alla forma del seno materno, evitare che siano troppo rigide, troppo allungate, evitare che siano di materiale scadente. Tutte queste piccole accortezze possono accompagnare il genitore nell'evitare che il bambino rischi, ecco, di avere dei cambiamenti a livello orale. Dopodiché, se ormai si è arrivati troppo tardi, insegnare lo previsto a decidere quali sono i metodi e i modi più semplici per approcciarsi al bambino e motivarlo a determinati cambiamenti, ecco. Bene, quindi abbiamo visto, dottor Graziano, nelle immagini precedenti che accompagnavano appunto l'intervista con la Dell'Aglio, che c'era il convincimento difficile, vero, complesso, il bambino era riottoso, cioè rinunciare al ciuccio è, come dire, una cosa traumatica, vero, per i piccoli, molto complessa, però poi promettendo un regalo, un premio, ecco, il bambino si è convinto e quindi ha messo nella busta il ciuccio nella cassetta e ha ritirato subito dopo il premio atteso. Ecco, il premio è uno degli strumenti molto importanti per voi neuropsicomotricisti, logopedisti. C'è questo, cioè il premio, quale valore fa scattare, ecco, nella mente del piccolo? Allora, il premio è considerato quindi come l'obiettivo del piccolo. E quindi sì, bisogna sicuramente, cioè è una sorta di rinforzo, quindi il bambino è rinforzato a non fare una cosa, semmai a fare la cosa più giusta, sì, per appunto avere quel premio. Ovviamente sì, però, ecco, il premio deve essere, deve piacere davvero al bambino, altrimenti sì, non funziona. Ecco, voi lo chiamate rinforzo, sì, vero? Sì. È una parola che sento spesso dai voi specialisti dell'IFRI. Sì, 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 perché rinforza, sì, un determinato tipo di comportamento che noi vorremmo che il bambino attuasse. Anche perché i ragionamenti del, sì, piccolo sono elementari, essenziali, sì, non ci sono, come dire, retropensieri. Il bambino ha ancora quella purezza di pensiero e quindi
dargli qualcosa che lui attende moltissimo è una delle risposte forse più adeguate. Sì. Più che invece andare a sgridarlo, quindi quella che è una valenza indotta negativa, sì. Quindi andare a sgridarlo ogni volta che ad esempio mette il pollice sì. nella bocca. Quindi non sgridarlo, non sgridarlo, e poi soprattutto in questa fase appunto di andare ad abbandonare quello che è un vizio orale, non bisogna assolutamente farlo in maniera traumatica. Questo difetto del piccolo, e chiudiamo, voi lo chiamate dislalia, cioè sì. questa difficoltà, è vero, di articolazione, nell'articolazione verbale proprio fonatoria. Delle labbra, del palato, insomma. Di tutti gli articolatori, quindi della lingua, delle labbra, del modo in cui noi usiamo, ad esempio, sì. la lingua con i denti, la mandibola con la lingua con le labbra, diciamo, è tutto il problema poi sta nell'usare correttamente queste diciamo strutture queste che poi funzioni, vanno ad articolare sì, certo. La parola e il suono. Bene, noi ringraziamo molto il dottor Graziano, la dottoressa Dell'Aglio che non vedo più inquadrata, forse ci ha lasciato, e eccola qui, forse la vediamo, eccola qua. Quindi ringrazio molto, ecco, abbiamo parlato di un argomento di grande, come dire, attualità, abbiamo cercato anche di dare dei consigli ai genitori che sono, abbiamo capito, svolgono il solito ruolo importante, fondamentale, che assieme a tutti quanti voi specialisti, compreso il dentista, dal quale si raccomanda, è vero, di portare il piccolo, sì. Di solito quando consigliate che sia condotto dal medico, dal dentista, dall'odontoiatra, insomma intorno ai 9-10 anni? Sì, diciamo una visita anche tempo prima, anche una prima, una visita anche di controllo. Sì, sì.